Bene, diamo la possibilità se ci hanno, vogliono fare qualche domanda. Maria, sì, della quinta, quindi sta all'ultimo anno. All'ultimo anno, l'anno prossimo all'università. Sì, se non mi sbaglio lei ha partecipato al viaggio della memoria, sì, no? Lo scorso anno. E in un estratto del suo libro dove lei parla della deportazione, che vorrei leggere se le fa piacere, dice: ogni tanto vedevamo degli aerei da ricognizione passarci sulla testa e notavamo qualche increspatura sospetta sulla superficie del mare, poco distante dai nostri battelli. Si trattava di sommergibili inglesi e greci che pattugliavano costantemente le acque dell'Egeo. Molto probabilmente avevano seguito la nostra rotta fin dalla partenza. Eppure non fecero nulla per aiutarci. Del resto gli alleati non aiutarono nemmeno quei soldati italiani che, dopo l'8 settembre, si rifiutarono di collaborare con i nazisti. Molti di loro vennero deportati in chissà quale campo di concentramento, senza che nessuno muovesse un dito in loro difesa. Alla fine siamo arrivati al Pireo. Le barche sono arrivate insieme, una dietro l'altra, così come sono partite. Ci hanno dato l'ordine di sbarcare in fila. Scesi a terra abbiamo trovato davanti a noi dei camion e una squadra di tedeschi pronti a riceverci. Anche quella volta ci caricarono come bestie su vetture per portarci ad Adairi, un carcere vicino ad Atene. Ecco, io a luce di questo le vorrei chiedere, dato che la deportazione degli ebrei comunque di Rodi è stata quella, come ci ha detto lei, dalla durata più lunga. Durante il viaggio ho mai provato, pur avendo una giovane età, di immaginare cosa la stessa aspettando e cosa pensa sul fatto che per anni nel governo italiano e quello greco comunque si sono impegnati nel ricordo degli ebrei rodioti. Boh, noi non ci aspettavamo, evidente, nessun aiuto. Eravamo nelle condizioni che non potevamo aspettarci, lo sapevamo questo. Però voglio dire che di questo hanno pagato caro anche pure i soldati militari di Rodi, perché noi ebrei ci siamo stati portati ai campi di sterminio, ma molti ragazzi italiani militari hanno dovuto fare questo viaggio in altre carrette purtroppo silurate dagli inglesi, dagli sommergibili tedeschi, eccetera, eccetera. E molti hanno pagato con la vita, e molti soldati italiani che non hanno voluto collaborare con i tedeschi. I tedeschi hanno chiesto loro di collaborare, ma loro si sono rifiutati perché facevano parte dell'esercito italiano. Dunque, devo ricordare questi ragazzi, perché questi ragazzi erano stati spediti a Rodi per difendere l'isola di Rodi. Se ne parla molto di Cefalonia, per esempio, ma non si parla anche del disastro di questi ragazzi italiani che erano venuti a Rodi per difendere l'isola di Rodi. E io ho il diritto anche di parlare di loro e ricordarli anche loro, perché erano ragazzi militari che hanno dovuto dare l'anima per difendere l'isola di Rodi, e poi sono stati ammazzati, annegati. Il mare Egeo purtroppo è un cimitero di questi ragazzi. Poi mi ricordo c'era Francesca De Mattia pure, no? Che aveva delle domande. Dove sta? Ecco qui, puoi venire più vicino a noi. Signor Modiano, io nel frattempo ho una curiosità. Lei prima ha detto delle date molto precise, no? Il 16 agosto, il 27 gennaio, eccetera. Come si faceva a tenere il conto del tempo dentro un ambiente in cui non avevate assolutamente contatti con l'esterno? No, avevamo perso il conto. Si perdeva? Sì, si perdeva il conto. Non cercavamo neanche di conoscere il conto, ma tutto questo l'abbiamo saputo dopo c'è stato. Le date precise ce le ricordiamo, sono le date più importanti, quelle della presa, della deportazione, insomma il 16 di agosto io non me lo posso dimenticare perché è una giornata di lutto per la comunità ebraica. Anzi, qui devo precisare, io vi avevo detto, e lo leggerete nel libro anche, 2200 persone deportate, arrivate il 16 di agosto nel campo di sterminio di Birkenau. Sapete quante sono ritornate indietro?
31 uomini su 2200 si salvano soltanto 31 uomini, giusto questo per farvi capire la tragedia che c'è stata nell'arco. Se i russi arrivavano qualche giorno dopo, della comunità ebraica di Lodi non tornava neanche uno. Dunque questo vi fa capire che è stato... Io ero il più piccolo dei 31. La domanda di questa bella ragazza. Allora, durante i mesi che ha trascorso al campo di sterminio Birkenau, ha mai visto forme di compassione da parte degli SS? Un gesto umano. Avete sentito, ragazzi? Allora lei ha chiesto, lo dico io, mi ha chiesto che nell'arco di questi 8-9 mesi che ho passato a Birkenau, Auschwitz, ho avuto un gesto umano da parte di un tedesco. E questa è la domanda? Sì. Io rispondo. Ogni mattina, come ho detto, si partiva alle 6 del mattino per andare a lavorare. Ve l'ho detto questo. E ogni mattina io, Sami Modiano, mi dicevo: Sami, oggi è una giornata diversa da quella di ieri. Oggi può darsi troverai un tedesco che farà finta di non vedere e avrà un gesto umano e farà in modo che ti possa riposare, vedendo un ragazzo poi in fondo, un ragazzo di 13 anni e mezzo, un mingherlino. Non veniva, ma ogni mattina partivo con questa proposizione e mi dicevo, sperando che oggi parto e vedrò un gesto umano. Ragazza, ti devo deludere, non posso darti una risposta positiva. In tutto questo arco di tempo che io sono stato là, purtroppo non ho visto mai un gesto positivo, un gesto umano, e purtroppo non ti devo dare una risposta positiva. Mi dispiace, anche a me. Io avrei voluto darti una risposta positiva. Nel caso mio non c'è stata. Può darsi in qualcun altro c'è stata, ma nel mio no. E ecco, allora, a proposito di queste osservazioni che ha fatto adesso il signor Modiano, c'era Benedetta della Seconda Lino, che era una domanda per te. Dove sta Benedetta? Ecco qui, allora. Stavano lontani loro. Allora. Sì, lo so. Dopo sarò io a venirvi a farvi delle domande. Non andate via. Volevo chiedere se noi ci da perdonare le persone. Parlate di 5 piano piano per capirlo. Non andare alla sveglia. Se noi riusci da perdonare le persone che hanno fatto. Se ho perdono. Sì. Mi ha chiesto se io posso perdonare quello che è successo. Io sono uscito vivo da quell'inferno che avevo 14 anni. Evidente, quando esci vivo da quell'inferno, ti chiedi e auguri e dici, bene, io spero e auguro che tutti questi criminali che hanno commesso questi crimini, tutti questi criminali che hanno commesso questi crimini saranno giudicati da un tribunale normale, non presi così a caso, no, giudicati da un tribunale e condannati ognuno di loro per i loro crimini che hanno commesso. È stato fatto? No, no, c'è stata una messa in scena. Perché mi chiede di perdonare. Prima di tutto io non li perdono a questi criminali, ma non me l'hanno neanche chiesto il perdono. Ma poi dopo ho ragionato anche, ho detto sì, hanno giudicato, hanno fatto una messa in scena. Norimberga, hanno preso una ventina di persone, li hanno giudicate, qualcuno è stato condannato.
con i mezzi normali di un tribunale, e poi la maggioranza di questi criminali sono stati tutti aiutati e mandati nell'America del Sud, dove hanno vissuto la loro vita meglio di me. Dunque questi criminali, la maggioranza di questi criminali, hanno avuto la vita aiutati. Allora io a chi devo perdonare? Devo perdonare a questi criminali o a questi che hanno aiutato? C'è un punto interrogativo anche per me. Che è più doloroso aiutare i criminali per farli vivere meglio di me. Di cui, fra questi, il più grande criminale, c'era questo ufficiale medico tedesco, Mengel. L'hanno aiutato, ha vissuto fino ai 100 anni nell'America del Sud. Ha vissuto fino ai suoi 100 anni nell'America del Sud. A Birkenau e ad Auschwitz la statistica dice che i medici di Birkenau, fra quelli che hanno ammazzato con gli esperimenti, con le torture e alle camere a gas e alle fosse comuni, ne hanno fatti fuori 1.800.000. Non lo dice Sami Modiano, lo dice con le statistiche. Ho risposto? Bene. Allora Riccardo, se volevi venire te magari. Vieni qua Riccardo. Vista la sua giovane età comunque all'interno del campo, immagino Germano si sentisse di avere la stessa responsabilità magari degli adulti che aveva intorno, e quindi mi chiedevo, nei momenti magari più stressanti, che però magari aveva liberi, mi chiedevo come riusciva a passare il tempo, come cercava di distrarsi, ovviamente essendo circondato da tutto ciò. Non c'era tempo di distrarsi, là avevamo poco spazio per distrarsi, era quando capisci che quando lavori 12 ore di lavoro al giorno, in mezzo alla neve, in mezzo all'acqua, in mezzo al vento gelido, che sei bagnato fino all'osso, quando non c'hai nessun nutrimento, non c'hai tempo per avere contatti e avere discussioni con gli altri, no, era impossibile avere questa conversazione, non c'era comunicazione tra di noi, purtroppo. Buongiorno, caro. Mi chiamo Andrea Calò e la mia domanda è proprio inerente al tempo. Durante le atrocità nei lager non c'era tempo per fermarsi, penso non ci fosse tempo per fermarsi a ragionare su quanto di atroce stesse accadendo in comune. Dopo il 27 gennaio del 45, che finalmente il campo venne liberato e lei, grazie all'aiuto della soldatessa russa che ci ha citato poc'anzi, è riuscito ad essere libero, ha avuto qualche minuto lì per lì proprio per fermarsi a ragionare da persona libera per capire che cosa era successo? Grazie. Sicuramente è normalissimo che io ci ho pensato sopra, ma bisognava capire che subito dopo questa mia esperienza io mi sono trovato solo al mondo, avevo perso tutti, 14 anni, e partivo con la mia immagine, il mio pensiero dalla famiglia che avevo. La famiglia a Rodi desiderava che io avrei potuto studiare, avere qualche cosa come insegnamento, sia per me che per mia sorella. Era anche il nostro desiderio. E volevo, difatti, anche qui devo dirvi, alla tua domanda aggiungo qualche cosa in più. Quando io do la possibilità ai ragazzi, come te, come tutti gli altri, chiedo loro
di fare qualche domanda. Fra queste domande c'è questa domanda importante che mi dicono: signor Modiano, lei ci ha detto che non ha una cultura scolastica e che si è fermato alla terza elementare. E io dico sì, ve l'ho detto e lo ripeto e lo aggiungo. Però ci dice anche che lei a 14 anni è uscito vivo da questa esperienza tragica. Allora a 14 anni lei poteva continuare a studiare. È una cosa che lo fanno tutti quanti, anche molto più avanzata l'età. E perché lei non l'ha fatto? Fatto. Come potevo farlo? Ecco, più o meno è la risposta che ti devo dare pure a te. Io dico a questi ragazzi: voi altri vi dimenticate una cosa importante, ragazzi. Il mio desiderio era quello di poter continuare a studiare e avere anche io un titolo di studi. Può darsi l'avrei avuto se io non sarei uscito solo da quell'impatto. Ma voi altri vi dimenticate una cosa importante, che io quando sono uscito solo al mondo. E per poter continuare a studiare, un ragazzo ha bisogno di un sostegno, la famiglia. Io questa famiglia non l'avevo più. A 14 anni io sono rimasto solo al mondo. Volevo studiare, ma il sostegno non ce l'avevo. E perciò, subito dopo la guerra, purtroppo, era difficile continuare a sopravvivere e ho scelto quella strada che era il lavoro. Ho abbandonato quella strada dei sogni, degli studi, perché gli studi... bisognava avere un sostegno. Dico anche a voi, ecco, a te per esempio, te sei arrivato alla quinta, se non mi sbaglio, eh? Domani vai all'università. Grazie a Dio fino adesso hai potuto studiare da bambino, prima elementare, seconda elementare, terza, hai fatto, sei arrivato fino adesso, hai avuto un sostegno e hai avuto la famiglia che ti è stata a fianco. Ma io, e voi l'avete questo sostegno e fate tesoro di questo sostegno. Ve lo sta dicendo qualcuno che queste cose gli sono mancate, che le voleva ma non le aveva. Io, se avevo questo sostegno che avete voi, può darsi oggi sarei stato un medico, un avvocato, ma purtroppo non mi è stata data la possibilità di farlo. Credo di averti risposto più o meno nella tua domanda. Prego. Bene, voglio conoscervi meglio, voglio avvicinarmi a voi, voglio sentirvi, voglio sentire il vostro calore. Posso venire vicino a voi? Mi permettete? Leeren Kinder mit Großgeschäft, also so hier Wat wat fin I can ken an eva Eba kin ta fo Wat a fin I can ken an eva Eba kin ta fo Zat a kindala get an chataya Wo is it leren do Zat an ochamul an tak an ochamul Kumet zale fo Such an awful mood and tuck an awful mood, come it's a little. As if a kinder held in vain, but here a lay fast in. If in the hose and lean a trail, wouldn't be fear given.